Salve ragazzi, buongiorno, bentrovati. Oggi facciamo un'altra bella rasatura, una rasatura un po' particolare perché userò un bel pennello, che ho messo un po' anche in ambollo, un sintetico che imita quello del maiale. E quando lo uso mi diverto un po'. Facciamo un montaggio in ciotola dell'acquataso usando la crema della linea bianca per le pelli delicate, un pre-barba sempre della stessa linea. Andremo ad usare per raderci il rasoio della Estas, uno sciavetto tutto in acciaio. Vi ricordate che abbiamo fatto già qualche cosa, parlavamo che è un po', diciamo, pesantuccio, bisogna farci un po' la mano, speriamo che ci siamo riusciti. E andremo ad usare, e l'ho già tagliata ma non l'ho ancora messa, le lamette trette, che poi trig, che poi tra l'altro ci sono quelle altre, voglio vedere dove è scritto, adesso vediamo, ecco qua, non so se si riesce a leggere perfettamente, ma queste sono della Threat, che ne vede Threat, è la stessa che produce la Threat Carbon o la Threat Stein, quella, cioè la stessa, non so se si riesce a leggere, che io spesso dico sempre le linee Threat. A me in effetti non è che piace tanto, c'era una pubblicità televisiva molto bella che parlava, ma perché non facciamo un giro invece di fare un tour? Perché insomma non andiamo, facciamo una bella pausa invece di fare un break? Insomma, sentite la terminologia inglese che gira un po', quando la nostra lingua italiana è così bella, allora la lametta, la tretta, no, la tretta, cioè un po'... Vabbè, capisco che quello che è l'inglese, ci mancherebbe altro nelle varie lingue, però la nostra lingua italiana è bellissima, insomma, certo, mi scrivete perché la ditta è questa, ma le aziende sono magari anche indiane, ma le leggiamo in inglese, perché leggiamo in italiano, tra l'altro. Beh, scherzavo, insomma, qualche parola. Andiamo anche qui, però a parte questo, è la pubblicità in televisione e... che parlava di facciamo un giro invece di un tour, un break, invece facciamo una pausa, invece di... e tutte queste belle cose qui aveva tirato fuori termini nostri italiani, che apprezzate un po' in tutti quanti il mondo, ma sembra sta pubblicità però non la vedo più, ma probabilmente l'inglese è più, insomma, accettato. Bene, andiamo a rinfrescarci con il Floyd della Proraso. Bene, allora come al solito facciamo una bella rinfrescata, acqua calda, prendiamo il Proraso della linea bianca per il nostro primo massaggino, ecco qui. Un amico in privato mi ha fatto una domanda e naturalmente sono reso conto che magari perché ho avuto problemi con la videocamera, problemi che poi ho usato il telefono, non ho fatto una recensione a una videocamera precisa. Poi un altro amico sempre in privato invece mi ha detto, e poi questo della camera anche in uno stesso, diciamo, nei commenti ugualmente, oltre che privato mi aveva fatto questo. Poi un altro amico mi dice, Gianni, ma come stai con il lavoro? Non ne parli più, perché io poi avendo problemi con, ricordo che mettiamo sempre un po' d'acqua in più per diluirlo e fare un massaggino un po' ammorbidendo in più, preparando la pelle un po' meglio, secondo il mio punto di vista. Sì, ma non ne hai parlato più perché ha avuto problemi, sì, perché io con due telefonini, la scheda che non era buona, un po' che non ho saputo usare, un po' la scheda era difettosa, dei video che ho fatto non sono andati in porto, non ho neanche poi parlato e ho completato finalmente il video che avete visto prima di questo, dei tre video con il down, e abbiamo riscontrato che probabilmente anche la pelle un po' più riposata, un pochettino,
non è una questione di creme, anche se le creme hanno sicuramente il loro indice di risultato in una, scusate, in una che possa essere quella della rasatura scorrevole o meno, perché sono quelle proprio le creme, possono essere scorrevoli o non scorrevoli, addirittura attaccose, o magari con una performance molto meglio rispetto a altre per idratare la pelle per il dopo rasatura, per il primo. Ovviamente non tutte le creme hanno le stesse cose, chi ha più scorrevolezza ne ha magari meno rispetto a un'altra, un'altra magari ha le proprietà che sono più idratanti per la pelle. Vabbè. E ne parlare un po' di queste cose qui, che poi dei video non sono andati via e poi l'abbiamo completato. Dice Giovanni, ma tu con il lavoro che stai facendo non ne parli più. Beh, con il lavoro ci sono stati dei problemi perché sembra che quello che era il, diciamo, sotto scala, che una parte è del ristorante, era semmai, e l'altra parte invece no, ma non erano accatastati e ci sono problemi di licenza. Il proprietario ha detto che se ci riesce a superarli adesso, altrimenti ferma tutto quanto, perché poi al di là che a noi non ci sta pagando e stiamo avendo difficoltà anche noi perché stiamo in pausa, quando poi lui ha i suoi impegni che deve pagare, ha potuto fermare, ma adesso non li può fermare. E probabilmente pensava di spostarsi o addirittura di vendere e poi magari vedere dove andare invece di portarsi la roba dall'altra. Beh, comunque questa è la situazione. Quindi non ho più la necessità al momento di ratermi tutti i giorni, ecco perché avevo qualche video con la barba più lunga, però mi sto muovendo secondo le mie conoscenze, perché delle persone che sanno come lavoro e sanno come ho un'esperienza la mia, e mi hanno chiamato magari per fare un po' anche qualche menù. Quindi io faccio un menù andando a visitare un po' nella zona per un'apertura di un locale, realizzo delle pietanze tradizionali, alcune riviste naturalmente, e faccio vedere come cuoce, cioè i nuovi cuochi di quel ristorante. A volte questo mi porta 8, 7, 10 giorni di tempo, che fino adesso non ho accettato perché si pensava sempre che andiamo, sempre che andiamo. E invece ho già fatto un'operazione del genere, guadagnandomi una briciola, mi ha fatto piacere. Beh, questa è la mia situazione, quindi se non mi rado tutti i giorni e quando mi rado non ho una barba solo di un giorno, perché facevo video naturalmente ogni 2 o 3 giorni, però mi radevo tutti i giorni. Adesso magari lo andrò a fare ogni 2 o 3 giorni, 4, quello che succede, però sfortunatamente può darsi che dopo che stiamo parlando io sto montando il video, mi chiamano e magari c'è qualche lavoro in cui vado e riprendo il lavoro, lasciando quello lì definitivamente. Al momento è in bilico e lo sapremo, però se il proprietario decide di chiudere, chiude, avrò disoccupazione probabilmente e poi dovrò cercare un lavoro. Bene, detto questo, continuiamo. Allora, il primo massaggino l'abbiamo fatto, adesso abbiamo bisogno di fare la bella schiuma e montiamo anche la lama. Bene, andiamo a fare la nostra bella schiuma da barba. Eccoci qua. La crema, adesso questa crema è bellissima, è bellissima. Ecco, vediamo un po' anche, andiamo a realizzare la nostra bella schiuma. Questo è pennello sintetico della Omega, non l'ho detto prima, abbiamo parlato inizialmente Omega, eccolo qui, Les Brush, il 10018, economico ma funzionalissimo. Guardate qui, assorbe molta schiuma, ma lo rilascia poi dentro, vedete, se lo andiamo a, lo rilascia tutto qui. È ottimo. Ancora un po', perché voi sapete che io la faccio sempre un po' più fluida. Bella. Con questa bianca spesso ci uso a mettere, diciamo, gli olivi
memoria essenziale. Allora, la scrivania l'abbiamo fatta, la mettiamo qui da parte. Adesso dobbiamo andare a montare il nostro armare, il nostro rasoio. Con la lametta, la trick che abbiamo qui, nuova, di zecca. Ed ecco tutto quanto. Questo lo mettiamo qui e andiamo adesso a farci la nostra bella insabonata. È un massaggino bello. Anzi, colgo l'occasione, a proposito, di volermi anche scusare, perché giustamente dialogare, parlare, esprimere delle situazioni alquanto personale per condividerle con gli amici, chi mi segue, le nostre passioni, insomma, e poi magari a un certo punto non se ne parla più, dice, ma questo che ha fatto? Sta lavorando, non sta lavorando? Che è successo con il proprietario, che è successo con quello, così anche per un fatto di sapere, anche fra noi amici, magari se qualcuno ci dice, sai, ho un problemino con la macchina, poi si arriva a dire, beh, dopo un po' di approfondimento, che fa, hai risolto quel problemino con la macchina, magari queste cose. Allora giustamente qualcuno me l'ha fatto in privato, facendomi notare questo. Ragazzi, guardate, andate che chi schiuma, guardate. Bella, eh? Penetra all'interno, cioè non è che eventualmente resta fuori e ammorbidisce. Io sono per i prodotti italiani, senza nulla togliere di merito agli altri, però questi bei prodotti italiani, tutto bene, funziona. Ovviamente c'è anche un altro fatto, che non avendo utilizzato altri prodotti, come mi diceva un amico, ma tu agli altri prodotti non avevo utilizzato per sapere un po' la performance degli altri. Beh, anche questo è vero, però io diciamo che vedo quello che ho io e li trovo così ben, diciamo, in utilizzo, che poi qualcuno ha un profumo aggrumato, un altro con un altro aggrumato, ma ne abbiamo già parlato. Basta la bianca e ci metto dell'olio essenziale, delle profumazioni, l'ho messo e mi diverto a caricarne quanto più ne voglio, magari un po' di scorrevolezze, e questo lo faremo insieme. Prenderò dell'olio, quello che si usa per la barba, dovrebbe essere anche buono, ma anche l'olio d'olivo va bene, perché molto spesso hanno fatto anche di sapone con l'olio d'oliva. Bene ragazzi, metto un po' gli occhiali per vedere dove andare qui, perché mi ritrovo sempre. Qua ho un brufolo, devo stare attento qua. Eccolo qua, va a finire che me lo salto.
Guardate come resta compatta anche la schiuma. Io a volte la faccio più fluida, questa è troppo compatta, ma comunque non fa niente. È venuta così. Sicuramente, come diceva anche un amico, che diciamo gli effetti climatici si ripercuotono anche sulla nostra pelle. E magari la nostra pelle ha una reazione diversa dopo aver avuto anche degli effetti climatici, più caldo, più secco. Anche questo potrebbe essere un fattore che influisce un po' sull'esito. Perché dire, come quella che sappiamo sempre, la prima passata funziona sempre, che un lavoro va sempre bene, devo asciugare un pochettino, che questo essendo in metallo si bagna poco in più. Vedete la protezione che tiene poi, però vedete ci sta un po' che entra un pelo all'interno, e questo non è che... Ragazzi, andiamo a fare una seconda passata, vediamo. Ragazzi, questo pennello è da provare per chi non l'ha provato. È un sintetico, poi economico, come quello che diciamo l'Omega ha una prerogativa, qualità-prezzo, che è una favola. Io di solito adesso dovrei fare un po', prima quella obliqua e poi quella contropelo, però io mi trovo più a volte a fare l'inverso. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Mano destra, lato sinistro, mano sinistra, tutto al contrario.
andiamo con la mano sinistra alla mano. E voilà, vediamo un po' con una terza passatina la nostra. Anzi, il rasoio mi sono un po' accorto che bisogna avere una forza maggiore per mantenerlo, nel senso che ha tutto in acciaio, quindi il manico che noi siamo abituati sempre a trovare, il manico che è leggerissimo perché è in plastica, questo invece è un manico tutto in acciaio, il che porta ad aria. Allora, per bilanciare si ha la mano a portare il massaggino, l'ha fatto già due, si va a portare il rasoio come se si volesse tirare su, invece no, non si deve tirare su, invece di tenerlo, questa è la mia osservazione, poi ovviamente me la spiego, ognuno fa come meglio gli crede, se noi stiamo a tentare di voler mantenere questo per caricare, mi sono accorto che io mi sono tagliuzzato, mentre faccio questo, tengo questo più forte, qui stringo completamente annullando questo. E allora così facendo mi sono reso conto che riesco a gestirlo un poco meglio, forse è capitato un caso o è quello che sia, però un po' di concentrazione in più probabilmente da qualche risultato migliore. Specialmente qua, quando cercavo di tenerlo non riuscivo ad avere questo movimento fluido. Thank you.
è tutto sommato. Ecco, per questo fatto qui delle punte che protegge, qua possiamo andare a farlo con un po' di più, diciamo, sicurezza. E ragazzi, adesso vi ho fatto una sbarbata. Sì, va bene così. Conclusioni. Scusate, mi sciacquo. Eccola qui, la pietra luna. Fammi vedere un po' se... Oh. Sì, va benissimo. Va benissimo, va benissimo. Conclusione che questo lavoro senza nessuna problematica. Va proprio bene. Scusate che mi sciacquo, me la tolgo subito. Allora, bisogna tenere presente questo, non si trattava, meno per me, definisco una mia conclusione, una deduzione ovviamente, non si trattava sicuramente della crema o della lametta, perché abbiamo fatto tre rasature con lo stesso down, lo stesso tipo di lametta, sempre nuova naturalmente, due tipi di creme. Tanto è vero che in un secondo video con il down, al terzo passaggio, ci siamo un po' pizzicati. Allora, per evitare questa cosa, abbiamo, no, per evitare, insomma, per stabilire questa cosa, abbiamo pensato di fare degli altri video e li abbiamo fatti. Allora, io ritengo che al momento la cosa che sono due. Potrebbe essere la mano di chi si rade, in questo caso la mia, che ho preso un po' più dolcezza, o quello che è molto più probabile, perché non uso sempre questo rasoio, io me li cambio come tutti quanti noi, insomma ci divertiamo a cambiarli, situazione un po' di stress in più, in meno, e il pelo magari della barba un po' più lungo. Probabilmente anche delle situazioni climatiche, che poi per me avviene anche in cucina, un calore, dei grassi, dei fumi, che probabilmente irrita ancora di più la pelle, sicuramente. Ma io, diciamo, facendo una rasatura ogni due giorni o tre giorni, io riscontro che anche con tre passaggi, e non ce ne sarebbe bisogno di tre passaggi, la rasatura viene bella. Si sente un po' la profondità dovuto alla lama, naturalmente, lo c'è passando la pietra a lume. Adesso andiamo, quindi questa è la mia deduzione al riguardo. Bello questo Floyd, vero? Almeno per chi lo usa. Ragazzi, mi è arrivato un rasoio della un altro Chavette, in effetti
Ne ho presi due, uno è bellissimo, l'altro è un po' economico, però ho voluto. E poi il dopo Parma, che andremo a fare se ci riesco oggi, perché avrei bisogno di qualche ospite. Se ci riesco oggi faccio questo video e lo metto domani, oppure domani lo mettiamo lunedì di questi nuovi arrivi. E poi faremo nelle prossime rasature, useremo quello. Grazie. Di favola. Andiamo con l'antifidazione, che è quella che usiamo sempre, che io oramai non uso altro che questa, però ci sono anche altre creme. Lo so che dopo magari, dopo Barbo sarebbe piacere, ma quella sensazione di bruciore, questo qui invece dà anche la stessa sensazione, ma dopo poi anche il dopo Barbo svanisce come profumazione. Devo metterla un po' anche. Bene ragazzi, conclusioni. Le mie conclusioni, la crema bianca la conosciamo, è una bellissima crema e fondamentalmente è indicata anche per fare, diciamo, con gli oli essenziali e eventualmente per dare delle profumazioni, perché è un po' deboluccia come profumazione, però è protettiva ed è buona. La lametta che abbiamo usato, questa Trick, che poi è della stessa marca che la produce, l'azienda che produce le Trick, quelle di carbon e l'altro, non lo sapevo, me ne sono accorto adesso nel leggerla e ho voluto farle presente. Funzionano e vanno bene. Il pennello della Omega sintetico ha poca manutenzione, lo sappiamo, è buono, però quello che ha questo qui è che è un po', come dire, si avvicina moltissimo, infatti è realizzato proprio per questo, a quello lì di maiale, diciamo in setola di maiale, e riesce a essere un po' eguagliata, e quello se ha una buona prevalenza di massaggio. Il nostro Floyd, che io ce l'ho da poco, l'abbiamo già conosciuto, l'abbiamo visto, e il rasoio Estas è un rasoio che andrebbe provato, però se dovessi ricomprarlo, poi noi facciamo una recensione un po' ancora più, lo prenderei con il manico di plastica, che poi non è plastica, è un derivato, che poi alla fine si rende un po' più maneggevole, ma anche questo tutto quanto acciaio, prendendoci la mano, funziona. Però io mi sono lasciato prendere al pensiero, tutto in acciaio, poteva essere una qualità maggiore, non pensando poi al contrappeso, che anche di pochi grammi, però rende il caso. Bene, amici, vi ringrazio per l'attenzione dedicatami, vi auguro una buona giornata, una buona sbarbata. Se non siete iscritti e vi fa piacere vedere altri video, iscrivetevi così venite avvisati, e se avete commenti mi farà piacere sentire se qualcun altro già lo usa questo prodotto, o che magari con le creme ha avuto anche qualche reazione o magari qualche pensiero diverso. Grazie per l'attenzione, buona giornata, ciao, alla prossima!